Bene, questa sera il tema che tratteremo con l'aiuto e la guida del Signore è come faccio a sapere che Dio mi ama? È un interrogativo quello che il Signore ha posto sul mio cuore. E diciamo che tutti noi abbiamo desiderio di essere amati. C'è una fame, una sete nel nostro cuore di essere amati, di sapere che la nostra vita si muove nell'amore, essere circondati dall'affetto, dall'amore. Fin da bambini abbiamo desiderato essere amati. E nel corso della nostra vita abbiamo sempre desiderato dare delle risposte in funzione dei nostri bisogni, in funzione di quelli che noi abbiamo sempre reputato, stimato i valori fondamentali. E quindi abbiamo sempre cercato ovunque affetto, amore, i tesori, quelli veri che potessero rispondere alle aspettative del nostro cuore. Ma per poter rispondere a questa domanda, la prima cosa che dobbiamo fare è conoscere Dio. Il primo obiettivo che Dio ha con la sua creatura è farsi conoscere. Far conoscere all'uomo il suo pensiero, chi Dio in realtà, il creatore, il benefattore del cielo e della terra, chi Dio è. Ma per conoscere Dio noi abbiamo un grosso problema che travaglia e angustia i nostri cuori e che distorce tutta la nostra azione verso questo Dio. Il grave problema è l'egoismo. Noi siamo fondamentalmente egoisti. Assetati come siamo e affamati di gioia, di allegrezza, di soddisfazione, di appagamento, siamo continuamente alla ricerca di soddisfare questo nostro egoismo. L'essere umano è fondamentalmente egoista. Cosa vuol dire? Vuol dire che utilizza il mondo intero che orbita attorno a lui per soddisfare il suo egoismo. L'egoismo è una sorta di mostro che si agita dentro di noi, che sin dal mattino ci propone delle cose per poter essere felici, per poter essere soddisfatti, appagati. Quindi per noi è essenziale, fondamentale soddisfare i bisogni dell'egoismo. Egoismo cosa vuol dire? Vuol dire proprio porre noi stessi, i nostri bisogni, le nostre esigenze al centro di tutto. No? Tante volte ci fermiamo a parlare con qualcuno e quando qualcuno ci chiede come va, no? Diciamo, oh, sapessi quanto sto male, ho un problema, devo andare dal medico, devo fare un'operazione, succede questo, succede, allora l'altro inizia, ma tu sapessi io come sto male, che problema ho? E poi se l'altro parla del suo problema, dopo un po' ci irritiamo, scusa, ma mi lasci parlare del mio problema? No? Perché è fondamentale che le nostre esigenze, i nostri bisogni siano posti all'attenzione, di te poi ne parliamo dopo. E tutti siamo così, tendiamo a monopolizzare l'attenzione di tutti sui nostri bisogni, sulle nostre esigenze. Quando un marito litiga con la moglie, no? Tu mi hai offeso. Perché mi hai offeso? Perché ti sei comportata male verso di me. No? E quindi è un continuo richiamo all'esigenza, al bisogno di soddisfare le aspettative di ogni essere umano. I bisogni di felicità, di benessere, di divertimento per l'essere umano vengono prima di ogni cosa. Siamo in questo senso dei veri animali, nel senso che l'istintività egoistica ci porta proprio continuamente a bramare, a desiderare la soddisfazione delle nostre aspettative. Forse anche questa sera siamo venuti qua, diciamo, ma conferenza evangelica, no? Vediamo se posso trovare qualcosa che soddisfa il mio bisogno, le mie esigenze, le mie necessità. Ecco, se questo è l'approccio, non riusciremo mai a conoscere Dio. Perché se anteponiamo i nostri bisogni davanti a Dio, avremo davanti a noi un velo talmente intenso, talmente offuscato, che quello che Dio dirà non raggiungerà mai, purtroppo, drammaticamente purtroppo, il nostro cuore. Il Signore non riuscirà mai a parlare perché noi interporremo sempre un ostacolo fondamentale. Noi diremo sempre se Dio mi ama deve soddisfare i miei bisogni, le mie esigenze, le mie necessità.
Queste sono primarie, sono fondamentali. E non ci stiamo, non ci accontentiamo se le nostre esigenze non sono soddisfatte. Non riusciamo ad essere soddisfatti se questo nostro egoismo di fatto non è appagato. Un animale feroce, come può essere la tigre e il leone, per soddisfare un suo bisogno primario, sbrana e uccide la gazzella, la divora, in base a una legge, che è la legge dell'istinto. Quindi questo animale lo fa istintivamente. C'è un programma istintivo che lo porta ad azzannare la preda e a nutrirsi. Ma nel caso dell'essere umano, è possibile per l'essere umano sfuggire a questa legge inesorabile dell'egoismo. Voi direte, com'è possibile? È possibile. In Osea capitolo 6 versetto 3 è scritto: conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Cosa vuol dire? È possibile conoscere Dio. Se noi lo desideriamo, se noi lo vogliamo, è possibile. Conoscere Dio, il nostro Creatore, conoscere il suo carattere, le sue leggi, la sua santità, la sua gloria. Questo è il primo grande fatto fondamentale che dovrebbe comunque sempre caratterizzare il nostro cuore e la nostra ricerca. Conoscere il mio Dio, colui che mi ha creato, colui che mi ha fatto, conoscere colui che ha dato la forma al creato, che l'ha plasmato con le sue mani, conferendogli la forma che il creato doveva avere. Conoscere Dio, conoscere il suo carattere, le sue leggi, la sua santità, la sua gloria, e conoscere qual è la mia posizione davanti a questo Dio, per poi arrivare a conoscere l'amore di Dio. Questo perché è possibile per noi? Perché Dio ci ha creati a sua immagine e a sua somiglianza. Non siamo degli animali, ma Dio ci ha creati a sua immagine, a sua somiglianza. Quindi ci ha dato la possibilità di poterlo conoscere. Ma per poterlo conoscere, un prerequisito fondamentale è non anteporre i nostri bisogni, le nostre esigenze, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre convinzioni, le nostre idee, i nostri valori, i nostri tesori. Fossero anche tesori leciti. Se noi anteponiamo questi valori, questi nostri bisogni, il Signore non può parlare. Perché Lui vuole essere il centro. Sapete cosa dice la parola di Dio? Fin dall'inizio: tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo è l'obiettivo che Dio persegue con ciascuno di noi, condurci ad amarlo con tutto noi stessi, con tutto il nostro essere. Siamo stati creati per questo e ci realizzeremo soltanto quando arriveremo a realizzare nel nostro cuore questa meta, quando Dio sarà, a differenza dell'egoismo che pone noi stessi al centro in modo ingannevole, ritenendo che porre noi stessi, i nostri bisogni al centro, sia la chiave per la felicità, per l'appagamento. A differenza è Dio che deve essere al centro, colui che ci ha fatti, colui che ci ha creati. Tu amerai il tuo Dio. Quando Mosè abbandonò la pianura e salì in cima alla montagna, perché Dio lo chiamava là, il Signore si rivolse a quest'uomo. E in quella intimità, dove c'era solo Mosè e il suo Dio, e un pruno che ardeva ma non si consumava, il Dio gli ha detto: io sono il tuo Dio. Ma non sentiamo il bisogno di conoscere il nostro Dio. Non sentiamo il bisogno di salire anche noi sulla nostra montagna per stare davanti a Lui, per conoscerlo, separandoci dai nostri problemi, dalle nostre necessità, che sono veramente la nostra schiavitù, che sono veramente il nostro dolore. Più desideriamo, più vogliamo e più soffriamo. Vedo attorno a me, e penso che anche voi vedrete attorno a voi, persone che dalla vita sembrano aver tutto, aver avuto tutto, benessere, salute fisica, prosperità di ogni genere, ma regna l'invidia perché l'altro ha una virgola più di lui, regna la gelosia perché l'altro sembra avere qualcosa più di lui. Non riusciamo a staccarci da tutte queste tare del nostro egoismo che ci domina, che ci possiede. I nostri pensieri, quello che noi sentiamo, è fondamentale, primario. Noi siamo totalmente intenti a promuovere il nostro egoismo, ad alimentarlo, a sostenerlo, a proteggerlo, a tutelarlo, ad oltranza.
Quello che conta è quello che noi sentiamo, quello che noi pensiamo, quello che noi proviamo. E se qualcuno non ci capisce, ci gridiamo di non essere capiti, di non essere compresi. Ricordo tempo fa che parlavo con una persona di queste cose, lei mi manifestava la sua infelicità. E a un certo punto con le lacrime agli occhi mi disse, ma nessuno mi capisce? Dico, guarda, il problema sei tu. Il problema è che stai dando una tale fiducia a quello che tu senti, a quello che tu pensi, che il Signore non può entrare nel tuo cuore, nella tua vita. Non ti può portare, non ti può parlare. Sei troppo intento a guardare a quello che tu senti, a quello che tu pensi. E Dio non ti può parlare, non può agire, non può operare. E quindi, se noi questa sera siamo qui, animati da questo desiderio, vediamo se questa sera ci può essere qualcosa che risponde positivamente alle aspettative del mio egoismo. Scusate, ma abbiamo sbagliato luogo. Potevamo andare al cinema o in un luogo di divertimento. Perché questa sera, anche se abbiamo usato la chitarra per cantare, qui c'è poco da divertirsi. Anni fa, mi ricordo, ci diceva, è qui la festa? Per dire, dov'è che ci si diverte? Dov'è che c'è allegria, movimento, eccitazione per il nostro egoismo? No, qui non c'è nessuna festa. Qui vogliamo fissare gli occhi su colui che ci ha creato. Non c'è da far festa. Non c'è da battere le mani, non c'è da fare delle cose che eccitano i nostri sentimenti, perché non vogliamo dipendere da loro, non vogliamo dipendere dai nostri pensieri, ma vogliamo dipendere da Dio che ci ha creati. Crediamo che Lui ci sappia dare molto di più di quello che l'uomo sa dare. Crediamo che Lui possa rispondere alle aspettative più intime della nostra anima e del nostro spirito, piuttosto che a quelle della emotività, dei pensieri, dei sentimenti della nostra carne. Noi abbiamo fatto un atto di fede e guardiamo a Dio che ci illumina e che risponde veramente ai veri bisogni del nostro spirito e della nostra anima. Allora, non c'è qualcosa da sapere per vivere meglio. Non è questo il punto di partenza. Tante volte si dice, ma se vado al Signore, mi darà il Signore quello che risponde ai miei bisogni? Il Signore non è venuto per rispondere ai tuoi bisogni egoistici, anzi, ha un messaggio completamente diverso. Completamente diverso. Il prerequisito è che Dio vuole parlare al tuo spirito, alla tua anima. Lui che ha soffiato nell'uomo e lo ha reso anima vivente. Il Signore ha qualcosa da dire. La prima cosa che ha da dire è vieni a me. Vieni a me, dice. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Vieni a me. Questo è quello che il Signore ha da dire. Vorrei leggere con voi un passo che proprio nel libro dei Proverbi ci parla di questo. A un certo punto il popolo si lamentava perché non avevano da Dio quello che loro si aspettavano. E a un certo punto Proverbi capitolo 1 versetto 23 dice così: volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole, ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia riprensione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. E non hanno voluto sapere dei miei consigli, hanno disdegnato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide,
e lo sviarsi degli stolti li fa perire, ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d'alcun male. Questo passo è meraviglioso, il Signore dice: volgetevi a me ad udire la mia voce, volgetevi a me ad udire la mia voce, ad udire, dice, la mia riprensione. Perché la mia riprensione? Perché non mi volete ascoltare. Cioè, io vorrei parlarvi, ma voi non volete ascoltare, non volete volgervi a me, perché parla più forte il vostro pensiero, la vostra volontà, il vostro egoismo, le vostre esigenze, i vostri bisogni. Io non ho mai visto un uomo che ha ottenuto tutti i traguardi che poi ha detto: ora sono soddisfatto. Volgetevi a me ad udire. Attenzione, dice, io quando vi ho chiamato avete rifiutato di ascoltare. E voi direte: ma quando il Signore mi ha chiamato? Io lo chiedo a me stesso e a ciascuno di noi che siamo qui. Certamente il Signore ci ha chiamati, non una volta, ma più volte. E noi non abbiamo ascoltato. Dice, quando ho steso la mano, nessuno vi ha badato. E voi direte: ma quando il Signore ha steso la mano? Certamente il Signore la mano l'ha stesa, più volte nella nostra vita. O attraverso la sofferenza, o attraverso il dolore, attraverso la disfatta di tutte le cose nelle quali abbiamo sempre sperato e confidato. Ebbene, tutte le volte che un nostro sogno si è infranto, tutte le volte che un nostro desiderio, un nostro piano, un nostro progetto si è spezzato inesorabilmente sotto i nostri occhi, ebbene là c'era la mano di Dio. Non era il caso, non erano gli eventi. Dio stava parlando, ma dice: voi avete rifiutato di ascoltare, non vi avete badato. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio, cioè della mia parola non vi è interessato molto, vi annoiava, perché non rispondeva al vostro egoismo. Non ne avete voluto sapere. Attenzione, dice, quando verrà la sventura, siccome questo è stato il vostro atteggiamento nei miei confronti, anch'io mi riderò delle vostre sventure. Mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Come una tempesta, la sventura vi investirà come un uragano. E allora, siccome voi non mi avete invocato, non mi avete permesso di guidare, di informarvi, di farmi conoscere, io non ci sarò. Voi mi chiamerete, ma io non risponderò. Sapete, il mondo sta volgendo verso questa situazione. Noi vediamo i mutamenti climatici, vediamo tutte le anomalie che caratterizzano i nostri giorni, il nostro tempo, e queste chiaramente attestano una deriva di fatti, di eventi che caratterizzano l'umanità. C'è un volano che ha preso il via, gira velocemente, vorticosamente, e questo attesta che Dio non ha niente a che fare con questo mondo. E questo mondo sta andando alla deriva. Perché? Il mondo non lo ha conosciuto. Il mondo non si è volto verso colui che l'ha fatto per dire: Signore, ti vogliamo conoscere. Ti vogliamo conoscere. Il mondo ha odiato la scienza, gli uomini hanno odiato la scienza. Non hanno scelto il timore di colui che ha fatto ogni cosa, il timore dell'Eterno, non hanno voluto conoscere i miei consigli, le mie parole, hanno disdegnato e disprezzato la mia riprensione, non hanno voluto conoscere il mio pensiero, mi hanno abbandonato, mi hanno relegato in disparte. E allora dice: si pasceranno, cioè si nutriranno del frutto della loro condotta, delle loro scelte, saranno saziati dai loro propri consigli, e questo causerà un dolore inesorabile, che culminerà con la perdizione eterna, cioè con la sofferenza eterna, con la lontananza da Dio nei secoli dei secoli, eternamente. Ma chi mi ascolta, chi mi cerca, chi mi invoca, chi vuole vivere alla mia presenza, chi mi ascolta, se ne starà al sicuro. Certo che verrà il tempo difficile, certo che ci saranno le carestie, ci saranno le problematiche, ma lui se ne starà al sicuro, sarà tranquillo senza paura di alcun male. A un certo punto i discepoli dissero: Signore, insegnaci a pregare. Avevano visto che Gesù faceva dei miracoli, avevano visto che provvedeva loro cibo da mangiare,
E sembra quasi che in questa loro richiesta volessero dire: Signore, insegnaci come avere tutto quello che noi vogliamo, di cui abbiamo bisogno. Quale fu la risposta del Signore? Pregate così: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. Queste tre cose sono la risposta ai nostri bisogni. Quando viene il regno di Dio? Cosa vuol dire viene il regno di Dio? Vuol dire che Dio finalmente è libero di regnare nella nostra vita. Cioè è libero di essere veramente Signore del nostro cuore, della nostra mente, del nostro corpo, del nostro essere. Noi potremmo dire, ma è troppo duro fare quello che Dio chiede. Ma se tu vuoi fare la volontà di Dio, il Signore farà dei miracoli nella tua vita. Quello che oggi ti sembra impensabile, impossibile. Se qualcuno 30 anni fa mi avesse detto che io oggi sarei stato qua, avrei detto impossibile, impensabile. Ma il Signore è il Dio dell'impossibile. Perché non gli portiamo a Lui le cose che riteniamo siano impensabili e impossibili? Io col mio carattere, egoista come sono? Il problema, sai, non è il tuo egoismo. Il problema è che se tu difendi e tuteli ad oltranza il tuo egoismo, Dio per te non può far niente. Ma se tu porti al Signore il tuo egoismo, oh, il Signore è il Dio dei miracoli. Lui cambia l'acqua in vino, lui prende pochi pani e pochi pesci come quelli che tu gli puoi dare e li trasforma, sì da nutrire migliaia di persone e di folle. Non sta a noi pensare come nutrire i bisogni del mondo, piuttosto sta a noi guardare a lui, cercare la sua faccia, cercare lui, avere solo il bisogno e il desiderio di conoscerlo e di amarlo. Questo è il primo grande fatto. Allora, qual è la prima cosa che Dio vuole che tu sappia? Che Egli è il Signore. È una cosa questa sgradevole. Io lo vedo in tutti gli ambienti dove mi trovo a vivere. Si fa fatica a riconoscere un'autorità. Questo è il primo scoglio fondamentale. Io mi devo sottomettere a Dio? Certo, anche perché lo sei già. Quando Lui scoccherà le dita e ti chiamerà a sé, tu andrai a sé, a Lui, perché sarà Lui a quel punto a volerlo. Tutta la nostra vita allora scopriremo che si è mossa in Dio, che Dio ha guidato ogni singolo evento, ogni singolo fatto della nostra vita. Quando ti sei ammalato, quando hai avuto l'appendicite, quando sei caduto, quando il medico ti ha diagnosticato quel brutto male, qualunque cosa è venuta da Lui. Ma guarda che strano. Tutti i tuoi giorni sono venuti da Lui, Lui ne ha determinato il contenuto e tu non lo sapevi. Ma Dio vuol fartelo sapere, che Egli è Signore. Egli ha creato ogni cosa, ha fissato le dimensioni degli alberi, del cielo, delle stelle, dei pianeti, tutte le cose. Ha determinato Lui come dovevamo essere fatti, esteriormente e interiormente, spirito, anima e corpo. E tu devi sapere che Egli regna su di te. Tutti i tuoi giorni dipendono da Lui. Egli è il Signore. Apocalisse capitolo 4, versetto 11 dice queste parole, il Signore. Qua ci sono i 24 anziani, Apocalisse è il libro della rivelazione che l'Apostolo Giovanni vide uno spaccato di cielo e quello che sarà il futuro. Allora nel futuro cosa vediamo? Vediamo i figli di Dio che lodano il Signore e cosa dicono? Degno sei, Signore, il Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Alla fine cosa diranno le creature che stanno davanti a Dio? Degno sei, Signore, prima di tutto. Tu sei Signore. Ma io sono venuto qui per sentire che Dio mi ama e che risponde ai miei bisogni. La prima cosa non sono i tuoi bisogni, la prima cosa è che Lui è il Signore. Dio è il Signore. Cosa vuol dire Signore? Vuol dire che Lui regna, è re, è legislatore, è proprietario.
Non ci apparteniamo, non possiamo decidere noi se vivere 90 anni. Io oggi ho 50 anni, posso dire, ho deciso di vivere 90 anni. Riesco a dire una frase del genere? Se uno mi sente, dice, tu sei pazzo. Vero o no? Cosa vuol dire? Vuol dire che dipendo da un altro. Noi ci abbiamo fatto l'abitudine a questa cosa. Ma sapete, voi non potete dire, domani mattina mi alzerò e farò. Perché il fatto che voi domani mattina vi alziate ancora è qualcosa che non lo stabilite voi, ma il Signore. Come mi colpiscono quelle notizie quando improvvisamente mi ha detto, ma sai cosa è successo? No, dico cosa? Sai, quella persona è morta ieri sera. Come? Improvvisamente. E tutti scuotiamo il capo. Se quando ho steso la mano gli uomini non ci hanno badato. Io ritengo che ogni persona che muore attorno a me sia un messaggio per me. Ricordo quando è morto mio padre, l'impatto che la sua sofferenza e poi dopo la sua morte ha avuto nel mio cuore. Ma è Dio che mi stava parlando. È il Signore che ci sta parlando. Ogni sofferenza, ogni dolore, perché vuole che alziamo gli occhi verso colui che ci ha fatti, verso colui che ci ha creati. Dio è Signore, Egli regna, Egli stabilisce ogni cosa, ogni evento, tutto viene dalla sua volontà. Egli è il Signore e il legislatore, il reggitore di tutte le cose. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 21, ha detto, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Noi diciamo, ma io credo che il Signore, anzi, parlo sempre del Signore. Il Signore è sempre sulla mia bocca, Signore, Signore. Ma Gesù dice, non chiunque dice Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Perché il voler conoscere il Signore ci porta poi, se veramente siamo onesti nel nostro desiderio, vogliamo Lui, ci porta poi a fare la volontà del Padre. Vediamo alcuni errori. A volte ho sentito dire, ma io mi raccomando sempre al Signore. Quando ho un bisogno, un problema e mi trovo in difficoltà, gli chiedo sempre aiuto e lo chiamo sempre. Questo significa credere nel Signore? Tu non hai bisogno di un Signore, ma hai bisogno di un servo. Tu hai bisogno di un servo, non di un Signore. Perché quando io ho bisogno, Signore, dove sei? Ma non è questo il punto. Egli è Signore. Egli vuole che tu stia davanti a Lui, per capire Lui, non che Lui deve capire te. Non sei tu che devi dettare a Dio le condizioni, ma è Dio che ti vuol parlare e ti vuol far conoscere la giustizia, la verità. Sapete molte delle difficoltà della nostra vita da dove hanno origine? Che non abbiamo accettato Dio, il Creatore, come Signore. Vogliamo un servo, vogliamo uno schiavetto, vogliamo la lampada di Aladino da strofinare quando abbiamo bisogno. E questo è il problema per cui Dio non riesce a cambiarci, a trasformarci, perché non abbiamo accettato Lui come Signore, come Creatore, come Legislatore. È Lui che fa le leggi, non siamo noi. È Lui che stabilisce e definisce cosa, non siamo noi. È Lui che decide i contenuti delle cose, non siamo noi. Qualcun altro può dire, io credo solo in Dio, non credo in Buddha, in Allah, in Maometto. Sapete cosa dice la parola? Che anche i demoni credono che c'è solo un Dio e tremano, perché non si sono sottomessi a questo Dio. Non hanno detto, Signore, io voglio conoscerti per amarti. Sapevano che c'era solo un Dio, che c'era solo un Signore, ma non hanno desiderato conoscerlo per fare la sua volontà. E per questo sono nella dannazione eterna. E per questo soffrono le pene dell'inferno. Qualcun altro ho sentito che dice, io al Signore gli voglio così bene. Ma così bene perché mi dà tutto quello che voglio, tante cose buone e belle. E io lo cerco sempre perché voglio sempre di più cose buone e belle.
Ma anche in questo caso il centro è l'io, i nostri bisogni, le cose belle che noi vogliamo, le nostre esigenze. Luca 6,26, il Signore disse: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Cioè vuol dire: perché non mi riconoscete in realtà come l'autorità che di fatto sono, colui che fa le leggi. Per noi non è una difficoltà andare in un altro paese dove ci sono delle leggi diverse dall'Italia, e se qualcuno ci ferma e ci fa una multa e dice: guardi, lei è venuto meno a questa legge, noi paghiamo, perché sappiamo che là c'è un'autorità. Noi dobbiamo accettare Dio come l'autorità, come colui che dà la vita, come colui che la toglie, come colui che è il Signore, che decide cosa è buono, cosa è male, cosa è bene e cosa è male, cosa è buono e cosa è cattivo. Non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa, chi ubbidisce, chi mette in pratica la volontà di Dio. Questo è gradito a Dio. Ma allora veniamo al punto successivo. Come possiamo, come può l'uomo carnale ubbidire, fare la volontà di Dio che è spirituale? Perché sapete, gli gnostici, cioè quelli che hanno spezzettato, frammentato l'essere umano, dicendo da un lato c'è la volontà spirituale e dall'altro c'è la volontà reale, cioè quello che l'uomo concretamente può fare. La parola di Dio non spezzetta l'uomo in mille parti. L'uomo è un essere solo, unico, a spirito, anima e corpo. E Dio vuol possedere tutto l'essere nostro. Allora come può l'uomo carnale fare la volontà di Dio? Allora abbiamo detto, se vogliamo veramente conoscere il Signore ci condurrà a fare la volontà di Dio. Lo dice Gesù stesso. Giovanni capitolo 7, versetto 17 dice: se uno vuol fare la volontà di Dio, cioè la vuol mettere in pratica, conoscerà la dottrina, la verità, che lo metterà nelle condizioni di poterla fare la volontà di Dio. Se uno vuol fare, ma se uno vuole, perché se uno non vuole, e Dio non ti fa violenza. Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio, vale a dire se questa dottrina veramente risponde ai suoi bisogni, alle sue esigenze, e lo guiderà il Signore alla strada giusta per praticarlo. In Isaia capitolo 30, versetto 21, c'è un passo che dice: quando andrete a destra e poi a sinistra, le tue orecchie udranno dietro di te una voce che ti dirà: questa è la via, cammina per essa. Meraviglioso. Signore, se veramente siamo animati, Signore, voglio fare la tua volontà. Signore, tu mi basti e voglio fare quello che tu vuoi. Ma sapete qual è il problema del nostro tempo? Questo tempo godereccio, altro che ricco e pulone. Noi non lo sappiamo, ma siamo in un tempo malvagio, fatto di televisione, fatto di stereo, fatto di videotelefonino, fatto di mille divertimenti, di mille distrazioni. È che tutte queste cose ci allontanano dalla fonte della vita, da colui che parla, da colui che vuole rendere i nostri giorni fecondi. Io realizzo una vittoria gloriosa tutte le volte che non perdo del tempo davanti al televisore. E anche solo parlo con qualcuno, anche se non leggo la Bibbia, e parlo con qualcuno e non sto davanti al televisore, è già una benedizione. Perché questo televisore è un divoramenti. Noi siamo letteralmente lobotizzati quando stiamo davanti al televisore. Già lo sguardo che assumiamo col viso rilassato, disteso, senza più nervi, è una testimonianza dello stato comatoso nel quale ci troviamo. Così. Ma il Signore vuol tenere destra la nostra mente, il nostro cuore. Ci vuole informare. Vuole intrattenersi con noi, vuole parlare, vuole stimolare lo spirito che da tempo non percepisce più, da tempo non parla più, l'anima che da tempo è assopita, sta marcendo, vuole entrare nelle viscere, vuole darci delle gioie che non conosciamo, sconosciute. La gioia dell'umiliazione, la gioia della fiducia nel Signore, la gioia dell'ascolto. Questo tempo grossolano, questo tempo malvagio, fatto di divertimenti, fatto di piaceri, ingannevoli. Oh, il Signore vuol parlare alla nostra anima e vuole darci una forma, vuole formare proprio la nostra vita.
dice Salmo 33, versetto 9, egli parlò e la cosa fu. Egli vuol parlare alla nostra vita. Egli comandò e la cosa sorse. Se Dio parla, se Dio comanda nella nostra vita, egli può creare. Ma perché egli possa comandare, perché egli possa operare, occorre che noi lo degniamo di attenzione, che noi ci volgiamo a lui. A un certo punto il popolo di Dio si lamentava perché c'era sventura, c'era sofferenza. Il popolo veniva mietuto dai nemici e quindi gridavano a Dio. Allora a un certo punto il popolo era stato portato in cattività, a un certo punto Geremia fu portato dal Signore in casa di un vasaio. Geremia capitolo 18, versetto 1 a 10. E il vasaio stava lavorando alla ruota e stava facendo un vaso. Stava mettendo mano all'argilla per dare a questo vaso la forma che lui aveva pensato che il vaso dovesse avere. A un certo punto, mentre lavorava, il vaso si guasta e cade per terra. Allora il vasaio cosa fa? Prende dell'altra argilla, la mette sulla tavolozza, la fa girare e comincia di nuovo a fare un vaso. E il Signore desta l'attenzione di Geremia e gli dice: Geremia, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio con l'argilla che ha nelle sue mani? Ecco, quello che è l'argilla nelle mani del vasaio, voi lo siete nella mia mano. Tante volte a noi non ci va bene quello che Dio ha fatto di noi, a partire dal nostro stesso corpo. A volte io ho una voce afona, mi è sempre piaciuto cantare, ma dopo un po' la voce si stancava, facevo fatica. Sentivo altri che invece cantavano, accidenti, ma perché non ho quella caratteristica? Oppure magari qualcuno è un po' basso e grasso, e magari un altro è alto 1,80 m, fisico longilineo, ma perché io non posso essere come lui? Magari qualcuno è nato in una famiglia, noi fin da piccoli abbiamo guardato quella famiglia, ah, che bello quella famiglia, il papà, la mamma, come si vogliono bene, come tutto fila liscio, che bello se anch'io fossi nato in quella famiglia. No. E ancora oggi noi guardiamo chi fa un lavoro diverso dal nostro, ah, che bello se potessi fare quello che fa lui. Sapete il detto, no? L'erba del vicino è sempre più verde. Ebbene, Dio parlò e la cosa fu. Quello che noi siamo è quello che Dio ha voluto che noi fossimo. Se abbiamo gli occhi marroni invece di azzurri, se siamo bassi e tarchiati invece di essere alti e longilinei, se invece di avere una folta chioma siamo calvi, come il sottoscritto o altri qui, ebbene tutto ha deciso il Signore, gloria a Dio. Tutto ha deciso Lui, guai a colui, Isaia capitolo 45, versetto 9 e 10, guai a colui che contende col suo creatore, egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà essa a colui che la forma, perché mi fai così? Guai a colui che dice a suo padre, perché mi generi, e a sua madre, perché partorisci. Qualcuno desidererebbe non essere mai nato, forse questa sera è qui in questa sala, ma Dio ti ha fatto nascere perché vuole incontrarti, vuole che tu lo conosca, vuole farti conoscere che Egli è degno, come dissero gli anziani, di essere il Signore. Degno sei di essere il Signore. Alleluia, il Signore è degno di regnare, è degno, non aspettiamo di essere davanti a Lui e di voler e di ritrarci da Lui coperti di vergogna, ma accettiamo ora la Sua Signoria. Egli è degno di regnare sulla nostra vita, Egli è degno di dettare le condizioni, di stabilire quali sono i comandamenti di riferimento, cos'è bene e cos'è male, cos'è giusto e cosa non è giusto. Egli è degno, e la Sua parola è la Sua legge. Ma a differenza delle leggi umane, che sono, diciamo, coercitive, restrittive, questa invece è la legge della vita. Attraverso questa parola noi entriamo in possesso della vita. È meraviglioso. Egli è degno di essere il Signore della nostra vita. L'Iddio nostro, colui che è, colui che vive in eterno.
E allora questo fatto è importante. Se uno vuol venire dietro a me, vuol fare la mia volontà, conoscerà. Il Signore si farà conoscere. E cosa dice la parola? La parola dice che Dio è santo. Cosa ci rivela questa legge di Dio? Ci rivela che Dio è santo. Che Egli è il Signore, abbiamo detto. E che Dio è santo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Egli non sopporta la ribellione. Che Egli non sopporta che si venga meno alla sua parola, che si trasgredisca la sua parola. Sapete cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge di Dio. Dio ha una legge, questa legge è santa e perfetta, il peccato è violare questa legge. Diciamo, ma il Signore mi ama, io sono libero di fare quel che voglio nell'amore. Sì, ma se questa tua libertà è la libertà di fare quello che tu vuoi, di disubbidire alla parola santa del Signore, questa tua libertà non è libertà, ma è schiavitù. Cosa dice la parola di Dio nel Levitico, al capitolo 11, versetto 44? Dice, se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio. Siate santi, dice il Signore, perché io sono santo. Cioè il Signore vuole la santità. E la sua santità non è definita dall'uomo. Non siamo noi a definire cosa vuol dire essere santi, ma è Dio, attraverso le leggi della sua parola, attraverso le sue prescrizioni, i suoi comandamenti, che definisce cosa è giusto, cosa è santo, cosa è puro. A un certo punto, nel libro della Genesi, al capitolo 2, il Signore parlò all'uomo e gli disse, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai, per certo, morrai. Questo fu i primi due comandamenti dati all'uomo. Voi direte, due comandamenti, ma ne vediamo solo uno. No, c'è due comandamenti. Il primo, mangia. Mangia di tutto quello che vuoi. Primo comandamento, mangia, cioè nutriti. Devi crescere e moltiplicare. È meraviglioso. Mangia, il Signore non ci vuole far morire di fame. Vuole saziare i nostri bisogni, le nostre esigenze. Mangia pure liberamente. E poi dopo successivamente dice non mangiare di quel solo frutto, di quel solo albero. Attenzione, dice, nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. E voi vi potreste chiedere, come faccio a sapere che questa parola di Dio sia realizzata? Lo vediamo tutti i giorni. Lo vediamo perché l'uomo muore. Nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Chi commette il peccato viola la legge di Dio. Il peccato è la violazione della legge di Dio. E violare la legge di Dio comporta morire. Voi direte, com'è grave questa cosa. Non siamo noi, non sono io, non siete voi, cari amici, che fissiamo le leggi, ma il legislatore, il sovrano, il Signore. Egli ha stabilito che chi viola le sue leggi sia degno di morte. Il salario del peccato, cioè la retribuzione, la conseguenza del peccato è la morte. Che esagerazione, diremmo. Come faccio a sapere che questo è vero? Gli uomini sono morti. Gli uomini muoiono. E qui parliamo non soltanto della morte fisica, ma della morte spirituale. L'uomo è morto, e muore. Non era intenzione di Dio. La morte non è il parto di Dio. Non era la volontà di Dio morire. Non voleva far morire nessuno il Signore. La morte è subentrata causa il peccato. Cioè la violazione della santità di Dio, delle leggi di Dio. La morte è la conseguenza della disubbidienza. Tutte le volte che noi disubbidiamo, che noi pecchiamo, facciamo un torto a noi stessi. Noi scendiamo sempre di più nel baratro della morte. Gli uomini sono morti spiritualmente e fisicamente. Il Signore ha detto, il suolo sarà maledetto per causa tua. Mangerai con affanno il frutto della terra
e col sudore del tuo volto. Ora vorrei riflettere un attimo con voi, questa è la riflessione conclusiva che ci porta poi a trarre le conclusioni verso la fine. Noi siamo nati e siamo stati condannati a morte. Vuol dire, che esagerazione. Ciascuno di noi è un condannato a morte. Qual è la differenza fra un condannato a morte e noi? Che a un condannato a morte gli si dice, fra 3 giorni sarai ucciso. La differenza con noi sapete qual è? Che non sappiamo quando, ma certo è che la condanna diventerà una realtà. Al condannato a morte qualcuno gli dice, fra 3 giorni dovrai morire. Metti ordine alle tue cose, sei un uomo morto. Per noi invece possono essere 3 giorni, 3 anni, 30 anni, ma la condanna sarà eseguita. E voi potrete chiedere, ma quello che il Signore dice nella sua parola? No, è vero, tu morirai. E sai perché tu morirai? Perché anticamente un uomo e una donna hanno violato la legge di Dio. Se non l'avessero fatto, gli uomini sarebbero vissuti sempre, senza mai morire. E questo piano, questo progetto, il Signore ce l'ha e lo desidera portare avanti per ciascuno di noi, la vita eterna con Lui. Ma la morte fisica è la testimonianza che gli uomini muoiono causa il loro peccato. L'uomo è condannato a morte, tutti noi siamo condannati a morte. E quando vediamo che uno muore, che se ne va, e diciamo il povero Giovanni, Antonio, Marco, no? Ma quale povero? Ma quale povero? Siamo tutti poveri. Presto o tardi qualcuno dirà il povero di noi. Capite? La realtà è che siamo tutti condannati a morte. Ma siamo venuti qua per sentire che Dio ci ama. Perché ora questo tizio si sta dicendo queste cose che ci rattristano e che non ci fanno del bene? Scusate, cari amici, ma noi abbiamo un dovere fondamentale di suonare la campana e di dirvi che un giudizio è prossimo, imminente. Costa fatica a un chirurgo dover, dopo aver diagnosticato un brutto male, dirlo al paziente, ma dovrà dirglielo e dovrà dirgli anche qual è la cura, seppur dolorosa. L'uomo è un condannato a morte. Ci avete mai pensato? E sapete perché questo non vi preoccupa? Perché non sapete quando questa condanna verrà eseguita. Questo è il vero inganno. Il non saperlo permette al nemico delle vostre anime, delle nostre anime, di ingannarvi e di farvi credere che siete eterni. Ma la realtà è che siamo condannati a morte. Siamo condannati a morte. Presto o tardi, non sappiamo quando, moriremo. E la parola di Dio, la condanna di Dio, nel giorno che ne mangerai, per certo morrai, si eseguirà sulla nostra vita. Diventerà una realtà. Forse qualcuno non ve l'ha mai detto, ma la parola di Dio lo dice, lo afferma. Allora qual è la differenza fra il tempo della nascita e della condanna? È la vita. Ecco perché l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 1, 21 dice, per me il vivere è Cristo. Per me il vivere è Cristo. Mentre aspetto che avvenga la condanna del Signore, io accetto Lui come Signore, accetto Lui come sovrano, accetto Lui come legislatore, che Lui è degno di regnare, di disporre dei miei giorni, della mia vita, e per me vivere è Cristo. Cosa vuol dire? È cercare Lui, è desiderare Lui, è volgermi a Lui. Dovete sapere che quando nell'Antico Testamento, e la legge di Dio, la conoscenza di Dio parte dall'Antico Testamento, qualcuno violava i comandamenti del Signore, veniva preso e messo a morte. Cosa vuol dire? Che la condanna veniva anticipata e quindi il tempo era noto. Cioè non era più un tempo dipendente dalla volontà di Dio, ma veniva accelerata. Veniva, ad esempio, se uno si giaceva con una donna che era la moglie del suo prossimo, veniva preso e veniva ucciso.
perché era adulterio, e l'adulterio veniva condannato con la pena di morte. Vuol dire che veniva preso questo tale e letteralmente fatto fuori, perché aveva violato la legge santa di Dio. La santità di Dio era stata oltraggiata. Il regno di Dio in mezzo agli uomini, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, era stato macchiato. Voi direte, com'è grave, ma il Signore ha un messaggio diverso. Sì che ce l'ha diverso. Se uno guarda una donna per appetirla nel suo cuore, ha commesso adulterio con lei e sarà sottoposto a giudizio. Ecco la differenza. Non viene ucciso subito. Ci penso poi dopo io. E in molti casi, questa è la differenza fra Nuovo e Antico Testamento, è il Signore stesso che esercita questa autorità. Cosa vuol dire? Che è Lui che uccide. Che è Lui che chiama a sé, anzitempo, le persone. Per questo, dirà l'Apostolo Paolo, alcuni fra voi sono infermi, malati, parecchi muoiono. Perché violano la santità di Dio. Perché non si sottomettono, perché non hanno a cuore di ubbidire. Ma oltraggiano. Per questo dirà il Signore attraverso l'Apostolo Paolo ai Romani, per questo quei tali ricevono già, che vivono nel peccato, la mercè, cioè la retribuzione del loro pervertimento, del loro peccato. E Dio opera, Dio stende la mano, Dio agisce. Guardate, quando gli uomini si sono macchiati di peccati turpi, come l'omosessualità, malattie che sono venute di cui non si conosce l'origine. Certo che l'origine, quelli che sperano e credono nella Signoria di Dio sanno da dov'è l'origine. Dio agisce sotto il cielo, sotto questo cielo, e si manifesta, si rivela, si fa conoscere che Egli è vivente, che agisce. Allora è meglio che per noi il vivere significhi cercare il nostro Signore, il nostro Salvatore. È meglio che per noi vivere significhi, Signore, dimmi qual è la tua legge. Altro che sgattaiolare a destra e a sinistra, dimmi quali sono i tuoi comandamenti. Voglio fare la tua volontà per vivere come tu vuoi. Gesù dice addirittura, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, che sarà inesorabile, perché io sono santo. È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. E cari fratelli, cari amici, il giudizio, dice la parola, sarà inesorabile. E allora, rispondiamo al tema di questa sera. Come faccio a sapere che Dio mi ama? Lamentazioni, capitolo 3, versetto 22, dice, è una grazia dell'Eterno che non siamo tutti stati interamente distrutti, perché tutti siamo peccatori. Perché le sue compassioni non sono esaurite. Come non sono esaurite? Si rinnovano ogni mattina. Eccolo l'amore di Dio. Come faccio a sapere che Dio mi ama? Dio non ti ha distrutto, non ci ha distrutti. Quanto grande il suo amore. Quando penso alla mia vita, giorni fa, mentre riflettevo su queste cose, tornavo a casa dal lavoro e dico, Signore, come meriterei di essere ucciso ora, istantaneamente? Meriterei proprio di essere condannato, subito, che la tua condanna, come succedeva nell'Antico Testamento, fosse anticipata per me, perché non merito niente, peccatore come sono, ma Dio non l'anticipa. Siete qua, siamo qua questa sera, e Dio è qua con noi. Cosa vuol dire? Che le sue compassioni non si sono esaurite. Meriteremo tutti di essere distrutti. E come faccio a sapere che Dio mi ama? Le sue compassioni, dice, si rinnovano ogni mattina. Quando noi ogni mattina ci svegliamo, sappiamo che è un giorno nuovo che Dio aggiunge alla nostra vita. La sua grazia è ancora grande per ciascuno di noi. Sauro, ti do un altro giorno. Ti do altre ore. Ti do altre possibilità di conoscere che io sono il Signore, che io regno, che io sono il tuo Dio. Gli angeli, le creature celesti dicono degno sei, Signore, Dio nostro, di essere onorato, esaltato. E come si onora il Signore? Volgendosi a Lui,
andando a Lui, riconoscendo la Sua Signoria, riconoscendo che Egli è il Signore, il Re. Questo è l'amore di Dio, che Egli ti dà ancora dei giorni da vivere, perché tu ti volga a Lui. Certo, ci sono tanti aspetti dell'amore di Dio che questa sera non li abbiamo considerati, ma questo è il fondamentale. Se è soddisfatto questo, il Signore ti dirà tutto il resto. Ma se non è soddisfatto questo, tutto il resto rischia di non essere amore. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni per ciascuno di noi si rinnovano, ogni mattina si rinnovano. Quando apriamo gli occhi sotto il cielo, nel nostro letto, quando ci alziamo, Lui dice: io aggiungo un nuovo giorno alla tua vita. La condanna la rimando. Avete capito? La condanna la rimando. La condanna verrà eseguita più tardi. Ti do un altro giorno. E tutti gli angeli e tutti gli intercessori celesti per noi sono là per fare in modo che noi riconosciamo l'autorità di colui che regna, di Dio. E ci volgiamo a Lui per dire non quello che io voglio, ma per conoscere Lui, quello che Lui vuole dire a me. Non è importante quello che io voglio dire a Lui, ma quello che Lui ha da dire a me. Vi è mai successo di andare a fare una visita e di avere un dolorino, no? Allora, il nostro timore qual è? È che il medico non capisca bene, e allora siamo ricchi in dettagli, no? E secondo me se questo potesse parlare si direbbe, insomma, la fai finita, stai zitto, che così ti visito e posso capire che cos'hai. Ma guardi, ho un dolore, perché poi più parliamo e più alteriamo le cose, no? Il Signore sa di cosa abbiamo bisogno, ma siamo noi che siamo presuntuosi e pensiamo di dovergli insegnare ogni cosa. Questa sera è stato detto qualcosa che risponde positivamente al mio egoismo e ai miei bisogni? Non credo. E non era lo scopo di questa serata. Non era nostra intenzione intrattenere nessuno. Era nostra intenzione dirvi che Dio è Signore, che Egli regna, che Egli ha condannato l'uomo, ma per l'uomo che lo desidera c'è speranza. È una sua grazia che tu vivi, è una sua grazia. Egli vuole parlarti, Egli ti dona nuovi giorni, ti vuole salvare dalla morte eterna e vuole benedirti. Oggi, Ebrei capitolo 4, versetto 7, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Non indurate i vostri cuori, la sua voce! Volgetevi al Signore ed Egli vi parlerà. Egli vi dirà che vi ha tanto amato, fino avanti la fondazione del mondo, vi ha preconosciuti. Vi dirà che per i vostri peccati, per le vostre miserie, qualcuno ha già pagato. Vi dirà che Egli vi vuole salvare e portare con sé. Ma non risponderà ai vostri bisogni, ma piuttosto risponderà ai veri bisogni che solo Lui conosce e vi darà la sua vita, la vita eterna. Gloria al Signore. Io ho fatto questo passo nel 1973. Era il mese di settembre che ho ricevuto la parola di Dio. Sono oramai passati 31 anni e veramente devo dire che desidero conoscere questo Dio grande e meraviglioso. Penso che quello che ho vissuto fino ad ora e conosco fino ad ora non sia niente. C'è molto di più, molto di più, molto di meglio. È meraviglioso. Ma tutto dipenderà dall'atteggiamento che noi abbiamo nei suoi confronti. Se noi ci mettiamo davanti a colui che regna, oppure siamo noi a regnare. Signore, dammi quello di cui ho bisogno. No, il Signore vuole che tu ti disponga a conoscerlo e ad amarlo. Che il Signore ci benedica. Amen. Andiamo a pregare il Signore prima di cantare un ultimo inno. Signore Padre nostro, desideriamo veramente invocare la tua presenza. Desideriamo, Signore, gridare a te perché veramente venga il tuo regno. Perché sia fatta la tua volontà e sia santificato il tuo nome. Ti ringraziamo perché leggiamo nella tua parola che siamo stati condannati a morte.
ma per coloro, Signore, che hanno accettato la Tua sentenza, per coloro che hanno accolto il Tuo giudizio, per coloro che dicono sì, è vero, e si volgono a Te per volerti conoscere. Si volgono a Te, Signore, e si dispongono per capire e comprendere. Tu, Signore, a costoro Ti manifesti, Ti riveli, e Ti ringraziamo. Perché se questo è il nostro atteggiamento, per noi ci sono cibi succulenti, per noi ci sono acqua pulita, fresca e cibi sani, oh Signore, per l'anima nostra e per il nostro spirito. Vogliamo veramente invocarti perché questo sia l'atteggiamento di quanti siamo qui. Non noi a dettare cosa ci occorre, ma Signore, sei Tu il Signore, sei Tu il reggente, sei Tu, Signore, che domini sulla terra. Vogliamo veramente volgerci a Te per ascoltare, Signore, quello che Tu hai da dirci. Vogliamo, Signore, onorarti e dire che Tu sei degno di regnare. E noi vogliamo essere nel Tuo regno con la gioia di fare la Tua volontà, con la gioia di piacerti, con la gioia di camminare nelle Tue vie, con la gioia, Signore, di conoscere la Tua volontà per praticarla, per farla. Tu ci conosci appieno, Tu sai di cosa abbiamo bisogno. E noi vogliamo volgerci a Te, Signore. Oh, veramente, sia fatta la Tua volontà qui, in mezzo a noi, nelle anime che sono qui. Sia santificato il Tuo nome. Te lo chiediamo, Signore, non per i nostri meriti, ma nel nome del Signor Gesù. Amen. Amen. Bene, vogliamo cantare, prima di lasciarci, un ultimo inno, proprio che il Signore possa operare con quest'inno nel nostro cuore, e si intitola Così qual sono.
le parole di questo inno possano veramente essere una realtà gloriosa per ciascuno di noi che siamo qui. Sappiamo che ci sono di coloro che hanno creduto nel Signore e di coloro che non hanno ancora accettato Dio come sovrano, come Signore e come Salvatore della loro vita. Il Signore vuol salvare, ma prima Lui deve essere Signore. Come un medico che stabilisce una cura, ma se non ci si sottomette a questa cura, se non si osservano le regole, i precetti che questi stabilisce, la cura non funzionerà mai. È così anche nella nostra vita. Se le cose non vanno, non dobbiamo cercare un Salvatore, dobbiamo cercare un Signore. Dopo questo Signore, se lo accettiamo come tale, ci dirà come fare per essere salvati. Ma noi non possiamo scavalcare il fatto che Dio è Signore. Però possiamo portargli quello che noi siamo e dire: Signore, voglio che Tu sia il Signore. Voglio che Tu regni. Voglio che la Tua volontà sia fatta nel mio cuore. E il Signore la farà, la manderà ad effetto. Chiunque avrà invocato il nome del Signore, chiamandolo Signore, sarà salvato. Ma chi avrà invocato il Signore, il legislatore, il reggitore, l'autore di tutte le cose, sarà salvato. Ma il vero problema, sapete, cari amici, qual è? È che non vogliamo sottometterci a Lui, perché Lui regni su di noi. Non ci fidiamo, preferiamo fidarci di noi. E questa è la causa che porta gli uomini nella perdizione eterna, nel dolore eterno, nella sofferenza eterna. Perché la morte fisica non sarà altro che l'inizio. Ma dopo la morte fisica non c'è più niente da fare. Oggi è il giorno accettevole. Questa è la compassione e l'amore di Dio che ci rinnova un giorno dopo l'altro. Che il Signore vi benedica, che il Signore ci benedica. Abbiamo finito questa serie di 3 conferenze. Ringraziamo il Signore per la possibilità che ci ha dato di meditare in modi diversi sulla Sua parola, con temi diversi. La nostra preghiera, continueremo certamente a pregare per coloro che hanno ascoltato, udito la Sua parola. La nostra preghiera è che il Signore vi benedica, che renda feconda la Sua parola nei vostri cuori, che questa parola vi spinga a cercarlo, a desiderarlo, che faccia sì che i giorni che Egli vi dà prima della condanna siano giorni redditizi, fecondi, prosperi. Che il Signore vi benedica e buonanotte. Grazie.